Pronti? Ecco. Tagliato! Siamo ad Asiago con Roberta Rodeghiero, presidente della Rode. Oggi giornata veramente importante, inaugurazione della nuova azienda, grande partecipazione. Intanto descrivi un po' anche le tue emozioni. Beh, per me è stata una giornata bellissima e importantissima, perché era un evento che avevo organizzato da tempo, ci tenevo a farlo perché credo che sia il coronamento di una storia che dura da 70 anni, e questo nuovo edificio meritava anche una bella inaugurazione, per cui io ho dedicato tutto il giorno a questa inaugurazione e ho avuto il piacere di avere qua tutto il Consiglio federale che è stato qui con noi. E quindi abbiamo fatto il taglio del nastro con il sindaco e abbiamo anche benedetto il nuovo stabile, che è anche una cosa molto importante, e mi ha fatto veramente piacere, perché era una cosa che sentivo da tanto e avevo piacere renderla pubblica, e una soddisfazione per me e per mio padre che mi ha portato fino a questo. Come ha fatto appunto la Rode a partire praticamente da zero, no? Da un'intuizione di tuo papà, sì, ad arrivare a essere leader mondiale? Ma sai, intanto soprattutto con tanta umiltà, perché siamo partiti, mio papà è partito da solo, ha fatto tutto da solo, e la fortuna sua è stata quella di essere un atleta e quindi partecipare alle gare internazionali, conoscere molta gente, e la sua fortuna, perché era la sua passione, ha cominciato a creare dei prodotti di alta qualità, e quindi sono stati subito apprezzati dagli atleti e hanno iniziato a usarli, e quindi diciamo l'azienda è cresciuta lentamente, piano piano, fino a poi diventare quello che è adesso, che è una ditta che è leader mondiale per quanto riguarda le scioline. Una nuova azienda, tu sei molto legata, si sente dalle parole, anche sì, al passato, sì, orgogliosa, sì, di ciò che ha fatto, sì, dell'intuizione avuta da tuo padre, da Rizzieri, sì, e però mi dà l'idea anche questa nuova azienda un po' a guardare al futuro, anche ai tuoi figli. Beh, diciamo che tutto questo è stato fatto per il futuro, nel senso che ci sono i miei figli, soprattutto mio figlio che sta portando avanti l'azienda, che sta dedicando la sua vita a questo lavoro, perché in questi ultimi anni ha fatto tantissime ricerche, e se abbiamo creato tutto questo è stato per lui e per la mia famiglia, perché noi vediamo un futuro, e perché le basi sono fondamentali, perché le ha costruite mio papà e io adesso voglio andare avanti. Questo è stato l'inizio, la fine, diciamo, del passato e l'inizio di una nuova era. Qual è appunto il futuro di questo tipo di lavoro, il futuro delle scioline, il futuro delle paraffine, insomma, di questo, anche, sappiamo, no, delle problematiche che ci sono in questo periodo? Sì, diciamo che non è una situazione semplicissima, perché i problemi ci sono, logicamente, anche perché le decisioni che vengono prese a volte sono prese in modo frettoloso e non diciamo ragionato, per cui queste poi decisioni mettono in difficoltà anche le aziende, però noi stiamo guardando al futuro e quindi stiamo cercando di usare prodotti che siano ecologici, che rispettino la natura, che possano poi continuare nel tempo, per cui adesso la ricerca guarda quello che anche il mondo adesso sta chiedendo, per cui anche la scelta delle materie prime adesso sta diventando più importante di prima, e stiamo cercando di rispettare l'ambiente. Ecco, lì vediamo per esempio una foto proprio autografata oggi da parte di Federico Pellegrino, che era presente insieme a Francesco De Fabiani, presente anche il nuovo campione del mondo skiroll Emanuele Becchis, che però insomma, vi rappresenta anche, sì, con le gare da 100 metri, e appunto hai detto anche tu prima, la FISI ha organizzato qui il Consiglio federale. Ecco, cosa significa per voi questa partecipazione da parte loro? Tanto è un orgoglio da parte mia, nel senso che avere qui il Consiglio federale nella mia sede credo sia un valore aggiunto, sinceramente, e credo di aver fatto piacere non soltanto alla mia sede ma anche al movimento dello sport, al movimento della FISI, e credo che sia un input in più anche per chi era qui, che era presente e che, diciamo, fa vedere che comunque ci siamo, che siamo vicini al mondo sportivo e che aiutiamo gli atleti a proseguire nella loro attività. Allora,
L'ultimo, se volevo chiederti, esce un po' fuori da ciò di cui abbiamo parlato, o meglio, ci si lega in qualche maniera. Mi dice appunto tuo padre è partito da zero, da un'intuizione e tutto. Pensi che la Rode, no? Vedendo anche dove è arrivata oggi, possa essere un po' un esempio anche per dei giovani che possono avere un'idea, lanciare qualcosa di loro? Io spero, nel senso che quello che ha fatto mio papà dimostra che se uno vuole può fare tantissimo, però se uno vuole fare qualcosa deve venire da dentro, ci deve essere tanta passione e non è soltanto il lavoro, uno ci deve credere e ci deve mettere tutta la buona volontà e la passione nel fare le cose. Io se sto continuando questo lavoro è perché ho proprio la passione dentro e il ringraziamento che a mio padre per tutto quello che ha fatto, per cui io credo che i giovani di oggi hanno tantissime opportunità, ci devono soltanto credere. Grazie.